Nelle puntate precedenti, Robert si allontana con le guardie di Innegard verso una location sconosciuta, mentre Fedora, Bren e Bjorn cercano di capire cos'è successo. Allora, che ore sono? Le 18. Sono passate 2 ore dalla fine del colloquio con Alicia. Robert, come si vede? Vogliamo andare a cercare per la città? Sì. Magari non è riuscito a ritornare fin qui e a sedere ancora la locanda. Io l'unico dubbio che ho è che se sono andati così diretti dal mugnaio quando noi eravamo lì e da quello che hanno fatto io ho paura che stanno cercando di noi. Non hai detto che stiamo cercando? No, non l'ho detto, non l'ho detto. Perché se sono, è vero, sono andati decisi, ma hanno picchiato il mugnaio e noi non ci sono, noi non eravamo lì. Però stavano cercando qualcos'altro. O gli è arrivata l'informazione che il mugnaio potesse dare informazioni a noi, perché qui vorrei evitare di parlarne, però ho qualche idea in testa da quello che ha detto Alicia, da quello che sto cercando di farmi venire in mente. Lei è stanca, perché sì, non lo so perché, ed è quasi ora di cena. Ora, non abbiamo sentito urli di donna, quindi Robert non sta facendo danni. Non abbiamo sentito urli di Robert, quindi Robert in teoria sta bene. Se vogliamo fare la nottataccia, ci conviene un attimo chietarci, esatto, e poi con la scusa di andare a cercare il pirla ci facciamo una scampagnata in città di notte. Però un momento, analizziamo i fatti. Sì, loro sono arrivati fino a lì, decisi, sono entrati, hanno picchiato e con chi sono usciti? Con una guardia che è Robert. Noi lo sappiamo, era camuffato. Noi sappiamo che è Robert. Loro sono entrati. Sì. Non hanno preso nulla, non hanno fatto nulla a parte rendere innocuo un possibile intralcio che per loro è un moscerino. Sì, e se ne sono andati. E se ne sono andati, quindi loro sono arrivati. E se ne sono andati, quindi il loro unico scopo era quello di arrivare lì. E richiamare la loro guardia. Sì. E andarsene. E menare il mugnaio. Perché delle guardie dovrebbero fare questo? Il discorso che ho detto, secondo me, è che il mugnaio, parlando con noi, possa averci detto qualcosa che non doveva dire. A questo punto l'avrebbero portato magari in caserma. L'avrebbero portato in caserma, l'avrebbero malmenato. Lo hanno fatto. L'hanno malmenato. Non l'hanno fatto, l'hanno tramortito e per lasciarlo poi lì. Mi sembrava un buon gesto di avvertimento. Esatto. Non continuare quello che stai facendo, queste cose qua. E l'unica cosa che ha fatto era parlare con te. Io propongo che se entro un tot Robert non ritorna, sì, dovremmo andarci ad accertare dove sia. Infatti è quello che ho detto, ma tu sei stanca, è quasi ora di cena, rilassiamoci un attimo. E poi, con la scusa di cercare Robert, andremo anche in giro di notte. È l'unica maniera. Almeno tu ti riposi un attimo. D'accordo. Quelle 2 orette con la cena. D'accordo. Allora, facciamo una cosa. Andiamo alla Volpe Rossa. E magari proviamo a chiedere a Alicia se per caso ha visto qualcosa. Le voci circolano. Proviamo. Dovevo fare così. Altra buona idea. Andiamo. Andiamo in direzione della Volpe Rossa. Ok. Allora iniziate il viaggio e comunque il viaggio sarà breve perché vi ricordo che è piuttosto vicino. Veniamo al povero Robert. Detto anche Grigsby. Allora, Laura Mercer, con un fare estremamente
posato, tranquillo ed elegante. E togliere quello che ti fa. Grazie. Si accinge ad uscire dalla stanza, una delle guardie ovviamente le apre la porta, si inchina un po' e lei ha un bel sorriso sul volto, sembra felice quasi, non divertita, serena, tranquilla. E prima di andare ti ricordo la frase che ti avevo detto, cioè voi mi piacete, Robert, ma il vostro fascino, le vostre caratteristiche sono ancora un pochino grezze, dovete essere ancora un po' educato, ammaestrato, prima di dare al meglio. Dopodiché esce, guarda fisso una di queste guardie con le sue mani ingioiellate, gli fa un gesto così, poi mette via le mani nelle maniche e dice dovrebbero bastare, e poi esce. La guardia fa un cenno, chiude la porta a chiave e poi tutte e quattro si dirigono verso di te. L'unica via di fuga è la porta? Due porte. Tanto saranno chiuse due e basta. Finestra? No, come ti avevo detto la volta scorsa, è una stanza interna al palazzo, quindi è media grandezza, non molto, ed è priva di finestre. Non c'è tanto che possa fare. Una delle guardie ha un ghigno non proprio bello sulla faccia, non che le altre siano raccomandabili, però avanti, avventuriero, gli ordini sono stati precisi, facciamola finita velocemente. O non vuoi neanche provare a convincerci di non farlo? Immagino che siate incorruttibili. Se puoi pagare più del sindaco. Più del sindaco o più della moglie? Dobbiamo un certo rispetto alla signora Mercer. Non posso certo deludere le sue aspettative. Ma da chi prendete ordini? Dal sindaco o da sua moglie? Beh, assolutamente dal sindaco. E questi sono ordini del sindaco? Di solito noi prendiamo ordini dal sindaco e il sindaco prende ordini da sua moglie. Beh, però qua io non ho visto il sindaco, forse dovremmo chiedere il suo parere. Allora, sei molto abile, avventuriero, comunque sia il tuo nome. Mi piacerebbe molto dirti che sto solamente obbedendo agli ordini e mi hanno costretto, però non è proprio così. Secondo me voi avventurieri avete bisogno di un po' di educazione. Venire qua nella città nostra e a fare i prepotenti non è molto bello. Purtroppo la signora Mercer ci ha detto di andarci leggeri e così proveremo a farlo. Ma
Sono ormai a un paio di metri da te. Le altre guardie come si comportano? Stanno arrivando tutte qua. Sì, però che espressione hanno? Cioè, prendono ordini da lui, si capisce che lui è quello che comanda, che... Se ti ricordi quello che ti era stato detto, qui l'unica carica che esiste, ufficiale di comando, è il sindaco, basta, è l'unico che ha il potere. Non esistono neanche capi delle guardie, perché è lui il capo delle guardie. Però è chiaro che se c'è una guardia che ha più esperienza, è più esperto, magari ha qualche anno in più, è chiaro che viene ascoltato. E questo sembra proprio un guerriero parecchio esperto. Ha uno strano ghigno malvagio sul volto. Infatti è quello che volevo capire, cioè le altre guardie no, è solo lui, oppure cioè sono tutte contente di svolgere il loro lavoro, o solo lui è particolarmente sadico in questo? No, le altre sembrano normali, cioè non sono né intimorite da questa cosa o dalla tua presenza o da altro, ma neanche divertite o cose del genere. Chi è che si avvicina? Cioè, si avvicinano tutti contemporaneamente? Sì, più o meno sì. Allora allargo le braccia, guardo la prima la guardia, quella con il ghigno. Dico, non fatevi troppo male. Coraggioso. Avanti, tenetelo. Non preoccuparti, non rovineremo il tuo bel faccino, stai tranquillo. Come ti ho detto, la signora è misericordiosa, ci ha chiesto di andarci leggeri. Credo che abbia detto il numero. Allora ti bloccano e in pochi secondi ti sferra un discreto destro allo stomaco. Ti fa 3 punti vita. Ovviamente ti accasci a terra, cioè ti pieghi perché comunque ti ha fatto parecchio male. Ti rialzano a forza nel giro di poco, fa un giro su se stesso, si guarda in giro, pronto? Fai un po' fatica, stai ancora un po' tossendo, te ne sferra un altro, altri 3 punti vita. L'ultimo che arriva di casa altri 3 punti vita, dopodiché questa volta 3 dati così a distanza ravvicinata ti fanno accasciare a terra e diciamo che vomiti parte di quello che avevi assunto alla Volpe Rossa. Stai tossendo pesantemente, ovviamente ti mollano, ti lasciano cadere a terra. Fai fatica a parlare, ma lui si abbassa, cioè si piega sulle ginocchia senza toccare terra, rimane così, si appoggia e ti parla da vicino. Dice, beh, allora, non è andata malissimo. Come ti ho detto, la signora Mercer questo ci aveva chiesto e questo abbiamo fatto.
donna è veramente misericordiosa. È stato fortunato aver incontrato lei. E dopodiché si alza, se non... se vuoi dire qualcosa... Riesco a parlare, vabbè, sì. Si chiama, riesco a parlare. Sì. Allora, a fatica, mentre sussido, gli dico... Ora capisco perché fate così fatica ad uccidere la bestia. E adesso che il destro. Sì. E prima di andarvene vorrei sapere il vostro nome, per piacere. Sì, aveva fatto per girarsi, ma si ferma e dice: ah già, c'è un problema, che io non sono Laura Mercer. E detto questo ti aggrediscono in quattro. Capisci che questa parte dell'aggressione è un plus, ma è proprio un regalo suo, cioè sì. Ha svolto il lavoro di Laura, questo invece è farina del suo sacco. Qui invece diciamo che hanno meno regole, ti colpiscono veramente dappertutto, compreso in volto, e sicuramente non è un attacco fatto per uccidere, ma sicuramente è un pestaggio a tutti gli effetti. Comincia a sentire il sapore di sangue in bocca, dolore dappertutto, calci, pugni, un po' di tutto. Quando ormai sei quasi svenuto, si fermano. Non sai per che motivo, se ha fatto un gesto, comunque smettono tutti contemporaneamente. Prima di andare si china di nuovo su di te e ti dice: ah, il mio nome è Eimoner. Eimoner. Tu vieni con me, gli dice a una guardia. Voi due invece rimettetelo un po' in sesto e portatelo fuori dal palazzo. Ha un compito da svolgere ed è quasi notte. Fanno un cenno, escono dalla porta, Eimoner e l'altra guardia escono dalla stessa porta dalla quale è uscita Laura Mercer. Loro si dirigono verso l'altra porta, aprono il corridoio, la porta del corridoio, ti tirano dentro perché attualmente non riesci molto a camminare. La chiudono, una delle guardie inciampa nel tuo corpo e, preso dall'ira, ricomincia a prenderti a calci. Anche in questo caso non gliel'ha imposto nessuno, però c'è un discreto o astio verso di te oppure non mi importa veramente molto. E libere dal loro capitano cominciano anche a imprecare contro di te, non sai bene per che motivo. Lurido avventuriero, senti, ladro, insomma, un po' degli insulti così. E se la ridacchiano, li senti parlottare. Eimoner, secondo me, è fin troppo bravo. Non è così che si curano certi problemi. Cosa pensi, che poi non lo rifarà?
Assolutamente no. Potremmo pensarci noi e eliminarlo una volta per tutte. Sicuramente sarebbe molto contento. Un avventuriero in meno. E poi chi va a cacciare la bestia? Ci vai tu? Ah, io no. Sono andato 2 anni fa, sì. E ti ricordi quando è finita malissimo? Ah, è vero. È vero. No, io non ci torno là fuori. Soprattutto di notte. E quindi? Beh, però è un problema in meno. Questo è vero. Dicono, poi parlano anche con te, è vero? Cosa ne pensi? E intanto ti esortano con qualche calcio. Poi, quando vedi che le cose stanno un po' peggiorando, una voce diversa nel corridoio, senti un forte sbadiglio, proprio grande, lasciato andare proprio tranquillamente, con estrema soddisfazione ma anche maleducazione. Apri gli occhi ma fai fatica a vedere, hai un occhio completamente gonfio e senti una voce che dice: allora ragazzi, io dico che ne ha presa abbastanza, voi cosa ne pensate? Cosa vuoi? Tu non dovresti essere qua, ti conviene andartene. Beh, ragionate un attimo, il vostro l'avete fatto, lui ha fatto il suo, secondo me siete pari, o sbaglio? Non voglio dovermi avvicinare. Non fraintendetemi, per vedere le sue condizioni, ovviamente. Io credo che... Aspetta. Sì, secondo me mi stanno chiamando dall'altra parte della stanza. Io andrei a vedere. Si guardano un po' le guardie. Rimangono un po' così. Non hai ben capito cosa sia successo o cosa abbia fatto questa persona. Dopodiché... portatelo via, noi non lo vogliamo più vedere. Ok, e vedi questa persona. Non lo sapevo anch'io. Me lo aspettavo. È appoggiato così al muro. Sì, me lo raccolgo io, tanto voi lo buttate, ma a voi non serve. La spazzatura di qualcuno può essere l'oro di altri. Le guardie imboccano la porta e se ne vanno. Lui si sposta dalla sua posizione, rumore di stivali sul legno, passo tranquillo, e sopra di te ti guarda e fa: amico, sei ridotto uno straccio. Va bene, dai, ti porto a casa io, ti avrei preferito ubriaco. E ti carica più o meno in spalla e ti porta fuori dal palazzo. Nel frattempo le tue condizioni si sono un pochino stabilizzate, riesci a stare in piedi, ma momentaneamente segnati un -3 al carisma, proprio alla caratteristica, perché... Ma hai punti ferita? Aggiungitene altri 10 dati dalle percosse, altri 10 dalle percosse, e hai la faccia qua parecchio gonfia, fai fatica a vedere da un occhio, insomma attualmente non sei un bel vedere, okay. almeno a livello estetico. Quindi tolgo 3 punti carisma? Sì, momentaneamente, sì. Poi e il modificatore varierà poi di conseguenza. Sì, sì. Ti fa sedere fuori su una panchina, l'aria già fresca fuori del palazzo ti fa sentire già un po' meglio, ma comunque sei ancora così. Si siede di fianco a te, così. Oh, che bella serata che sta arrivando. Poi ti guarda
Cosa hai fatto per farle arrabbiare così? Hai provato ad andare a letto con la moglie del sindaco o con una delle guardie? Magari preferisci il sindaco. Magari preferisci il sindaco. Beh, è ricco, eh. Io lo so. Ma riesco a parlare, sì. Sì, sì. Dammi qualcosa da bere, per piacere. Accidenti. Di forte. Di forte non ho niente. Posso darti ancora un pugno anch'io se lo vuoi, ma non credo, credo che tu ne abbia già. Faccio meno. Immaginavo. Mi spiace vederti così. Te l'ho detto che odio i prepotenti. Ma perché tu riesci a girare a palazzo così facilmente? Ovvio, ho una gentilezza che tu non hai. Spinto a crederlo. Sono estremamente gentile. D'altronde c'è gente che perde tempo ad andare a cena. E c'è gente che invece magari in quella sera non ha fame. E magari si trova nella est. E magari sfrutta il fatto che siano tutti a cena e il palazzo è semi disabitato per girare bello tranquillo. Mi andava proprio di farmi una sgranchita quella sera, una bella passeggiata. Bello il palazzo. Sai, non mi perdo mai una buona cena, però secondo me ci sono occasioni più ghiotte, come appunto un palazzo semideserto. Ok, quindi saprai dirmi qualche cosa di più o solo bullarti di essere stato in aree? No, perché? Solo perché ho avuto una scaltrezza che tu non hai avuto, io non lo farei mai, di vantaggio. Però alla fine... Beh, cosa mi potrai dire? Oppure... Ma sì, dai, proprio perché sei in queste condizioni e mi fai tenerezza. Beh, allora, ti posso dire che c'è qualcosa di strano. Grazie. Sei veramente utile. Tu pensi che la bestia sia strana? No. E allora cosa c'è di strano in questa città? Tutti gli altri? Solo perché hai preso delle botte? No, non ho preso delle botte da tutti gli altri. Tu parli delle guardie? No, io parlo di tutta la città. Tutta la città? Perché chi altro ti ha picchiato? Ma è una tua passione. Essere strani non significa picchiare, Robert. Chi hai incontrato di strano? Scusa, ma io sono sempre chiuso qui a palazzo nelle aree riservate. Diciamo che le circostanze sono quanto strane, considerando che la bestia è di natura umana. Vabbè, non voglio sapere come fai a saperlo. Te lo potrei dire. Immaginavo. Natura umana. Quindi, che cos'è? È una sorta di incubo, di mostro, di pazzo assassino? Credo soltanto una creazione per spaventare la popolazione. Più che spaventare, uccidere. Certo, ma con un altro scopo. Credo che tutto quello che la popolazione dice di sentire o di vedere in realtà sia una pura messa in scena. Tu dovresti saperlo bene. Ma io ho detto solo che c'è qualcosa di strano. Non ho mai detto tutte queste cose. Infatti l'ho detto io. Tu non mi hai ancora detto niente. Esatto. Vedo che estrarti informazioni è più facile del previsto. A me è stato solo delle opinioni, non delle informazioni. Giusto. Beh, visto che anch'io sono di nato romana e quindi condivido qualcosa con la bestia, ti posso dire che questo castello è molto sorvegliato.
C'è una parte, l'ala nord, che dove ci sono gli alloggi, le camere, quelle più eleganti, quindi del sindaco e di sua moglie. E quindi ovviamente sono molto sorvegliati. Eppure nell'ala est, che è un'ala completamente abbandonata, ci sono ancora più guardie. Lo sappiamo. Sono riuscito a eludere la sorveglianza delle guardie e ho notato che devono esserci un numero imprecisato di alloggi ormai completamente coperti di polvere. Nessuno ci entra da tanti anni, e nella est ovvio, e lì per lì è solo un dedalo di corridoi pieni di porte più o meno tutte uguali. Quello che ho notato però è che ce ne sono almeno un paio di queste porte, soprattutto una che ha una serratura particolare. Ho provato a scassinarla ma non ci sono riuscito. Credo che sia chiusa magicamente. E questo mi ha insospettito parecchio, perché un alloggio abbandonato da tanti anni deve essere chiuso in quel modo. Sicuramente l'ala est nasconde qualche cosa in generale. Hai trovato la sala degli archivi per caso? No, a meno che non fosse lì dietro. Quella è una possibilità. Sì, e perché ti interessano gli archivi? Perché ti interessa aiutarmi? Non ti sto aiutando. Beh, l'hai fatto. Ho espresso una mia opinione, come hai fatto tu. Ho detto, secondo me mi ha preso abbastanza. Che dite? No, tu hai fatto qualcosa con le guardie per farle andare via. Lo so, ma non riesco a contenere questa cosa. Si chiama fascino. Vabbè, vedo che ormai... Hai dei gusti discutibili. Tutti sono affascinati da me, è così, tranne Bjorn. Credo che... Io non sarei affascinato da te solo se fossi una salsiccia. Esatto, credo non piacergli molto, cioè, non in quel modo, cioè, dico... di mangiarmi, spero di no. Se ne avesse la possibilità probabilmente lo farebbe. Ma ha mai mangiato nessuno? Non lo so, immagino delle voci sul villaggio da dove viene. No, dai. Sarà una storia che vorrò sentire sicuramente. Comunque vedo che stai meglio. Sì, diciamo sono stato peggio, dai. Allora ti lascio alle tue cose, io vado a farmi un bel giro. Beh, comunque non hai risposto alla mia domanda. Non la ricordo nemmeno. Perché mi hai aiutato? Ah già. Beh, perché dare una punizione ci sta, è una cosa che si può fare. Io stesso sono stato malmenato più volte. Approfittarsene, beh, quello è un po' da prepotenti, non sta bene. E poi, se dovremmo cacciare questa bestia, avremo bisogno di tutto l'aiuto possibile, compreso il tuo. D'altronde, se no, come potremmo non utilizzarti se non buttandoti in avanti, facendoti picchiare da questa bestia mentre noi cerchiamo di ucciderla? E noi chi, scusa? Noi avventurieri, non siamo una squadra tutti insieme. Pensavo che tu lavorassi da solo. Sì, certo, ma non per la bestia. Non credo che l'affronterai da solo. Allora servirà il tuo aiuto per entrare in quella camera.
secondo me vi sarà più utile Medora. Fedora vuol dire? Fedora? Ah. Comunque un mago. Oppure potete chiedere a Frost. Frost? Sì. Errol. Ah, ok. Il fumettino. Sì. Meglio Fedora, direi. Ma... quindi come hai eluso la sorveglianza dell'ala est? Se ci dovremmo andare con Fedora per attraversare quella porta, qualche informazione ci può essere utile, no? Ce l'ho fatta solo quella sera. La loro sicurezza è venuta meno nel momento in cui qualcuno di loro gli ha portato dei viveri presi dalla cena e si sono un po' distratti, ecco. Beh, puoi almeno disegnarmi una mappa di come arrivare a quella camera? Non tendo a memorizzare le cose, ma l'ala est la troverete. Come? Girando. Abbiamo già provato. Provate di nuovo, ce la farete. Comunque non credo che troveremo la pista là dentro con la stanza, quindi... No, ma delle informazioni utili probabilmente sì. Non sono molto convinto della teoria del complotto. Secondo me è una bestia che va in giro, mangia, uccide, sbava, ringhia, insomma, tutte queste cose qua. Ed è fuori di qui che dobbiamo cercarla, nei boschi. A quanto dice la popolazione, sembra che di notte giri tranquillamente per la città, scelga una sua vittima e la porti via. Ti risulta? No, ma indagherò anche su questo. La moglie del mugnaio sembra che sia stata portata via così. Magari era sua amante. Della bestia? Possibile. Ce la vedrei bene una storia d'amore con la bestia. Ti ricordo che è di natura umana, potresti anche essere tu. Ah, bene, allora la comunicazione si sta facendo un po' pesante, allora io vado. Grazie Robert, alla prossima. Ci chiederai prima la prossima volta. Passavo di lì per caso e ho sentito le tue urla di femminuccia e sono stato attirato. La prossima volta urla prima. Touché. Vabbè, ti do una bella pacca. Senti un po' male, però. Buona fortuna. Anche a te. E buona caccia. Ci rivedremo. Se ne va fischiettando verso la città, come se... Mi controllo. No, visto le tue condizioni ha avuto pietà di te.